Ciao, sono Zane di Turbola.it. Questa è la mia review del progetto W12, una nuova ICO sostenuta da una piattaforma legata al mondo delle criptovalute davvero molto promettente. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Dunque, che cos'è W12? Si tratta di un nuovo progetto che si pone un obiettivo molto ambizioso e sicuramente di grande attualità al momento, ovvero porre un freno al dilagare delle ICO truffaldine, quindi le ICO truffa, che stanno spopolando negli ultimi mesi. In realtà c'è anche qualcosa di più, ovvero una piattaforma che consente agli investitori che abbiano creduto in un determinato progetto di seguire l'andamento e il raggiungimento dei vari obiettivi che si erano prefissati e di ritirare la propria partecipazione e quindi rientrare del proprio investimento in caso non vengano rispettate i patti inizialmente stabiliti. Quindi un progetto sicuramente molto interessante, un progetto molto ambizioso nel problema che mira a risolvere e anche un progetto che potrebbe permetterci di guadagnare veramente forte se per caso dovesse decollare come gli autori si aspettano. Ora, prima di proseguire, ci tengo a precisare che questa review è stata sponsorizzata dal progetto W12. Però devo dire anche che io ricevo più o meno 10-15 richieste di recensioni ogni mese e scarto la maggior parte dei progetti perché non mi convincono. Dopo aver ricevuto la proposta di fare la review di W12, ho scavato, ho cominciato a leggere il white paper, ho analizzato il team e tutto quanto e ho deciso di accettare perché credo genuinamente che si tratti di un progetto valido e con delle buonissime, buonissime premesse. Ciò detto, ricorda sempre comunque che ho ricevuto una sponsorizzazione per realizzare questo review e che non sono un promotore finanziario e questo video non costituisce nel modo più assoluto un consiglio di investimento. Ciò detto, e tolta questa fase di trasparenza dei piedi, entriamo nel vivo della trattazione. Quindi abbiamo detto W12, un progetto che mi è piaciuto molto per una serie di motivi. Innanzitutto affronta appunto il problema delle ICO truffaldine che è molto sentito nel mercato. Costituisce inoltre per la prima volta una situazione in cui è possibile ritirare il proprio appoggio, quindi rientrare dei fondi investiti in caso la startup che ha lanciato la ICO non mantenga le promesse stabilite, durante la presentazione iniziale del progetto, quindi un vincolo importante anche per le aziende nel effettivamente proseguire con lo sviluppo secondo quelle che erano state le promesse. C'è anche un altro aspetto molto importante di W12, è quello che ha fatto la differenza nel farmelo scegliere, che il team è costituito da professionisti di primo livello. Ci sono esperti di vario tipo e degli advisor veramente della Madonna, tanto per farla breve, vedremo in seguito chi sono questi soggetti. C'è da dire un'altra cosa, contrariamente a molte ICO che mi vengono presentate, qui c'è un MVP, quindi c'è già una versione funzionante del prodotto, possiamo già sfogliare il sito, non siamo ancora al 100%, ma è già possibile comunque accedere ad una trentina, quarantina di ICO che sono effettivamente in movimento, quindi sta già funzionando, quindi c'è già qualcosa di concreto, non si tratta semplicemente di promesse per il futuro. Questo è un aspetto che mi è piaciuto molto. Poi hanno raggiunto ottimi piazzamenti oppure vinto concorsi di fama internazionale, un altro motivo che sicuramente me li ha fatti spiccare in mezzo a tutti gli altri, e le condizioni di ICO nella quale si trova il progetto in questo momento sono estremamente oneste e vantaggiose un pochino per tutti, con blocchi sul lungo periodo per gli investitori che sono già entrati e anche per lo stesso team di sviluppo. Come è stato implementato questo meccanismo? Tramite una piattaforma proprietaria chiamata appunto W12, all'interno delle quali i progetti che desiderano lanciare la propria ICO devono appunto aprire un account, presentarsi ed avviare un iter di raccolta fondi molto molto specifico. In particolare, il progetto, la startup che desidera lanciare la propria ICO si iscrive alla piattaforma W12 e stabilisce nero su bianco una serie di obiettivi, una serie di traguardi che è intenzionata a raggiungere. A questo punto, i partecipanti che notino questa startup ed il progetto che viene avviato, che è in fase di lancio, possono decidere di investirvi. Investirvi in che modo? Trasferendo criptovaluta
quindi Bitcoin, Ethereum e Litecoin sono quelle che, di cui si parla in questo momento, all'interno di uno smart contract associato alla startup. La differenza è che rispetto alla modalità tradizionale in cui le aziende che lanciano la ICO ricevono immediatamente i fondi, tutto quello che viene depositato dagli investitori viene congelato all'interno di uno smart contract e non è immediatamente toccabile e raggiungibile dall'aziendina che ha lanciato la ICO. Infatti, perché questo? Per poter accedere ai fondi, quindi perché l'azienda possa iniziare a mettere mani, a toccare concretamente quello che ha raccolto, è necessario che vengano raggiunti i vari obiettivi. Quindi la startup che ha lanciato la ICO deve iniziare a lavorare per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Mano a mano che questi obiettivi verranno raggiunti, la piattaforma di W12 sbloccherà i fondi che aveva raccolto dagli utenti che hanno partecipato e li trasferirà effettivamente sotto il controllo dell'azienda, che dopodiché, alla luce di questo, potrà concretamente cominciare a spendere. La differenza è che in caso di mancato raggiungimento di uno o più obiettivi, gli utenti che hanno investito possono scegliere di ritirare la propria partecipazione, ovvero osservare che la startup non sta mantenendo le promesse fatte, le promesse formalizzate durante la fase di ICO, e dire: io non voglio più partecipare in questo progetto perché non credo che andrà avanti, non stanno effettivamente rispettando i patti, e quindi chiudo la mia posizione e ritiro l'investimento che avevo fatto in questo progetto. In caso di raggiungimento, invece, appunto, la startup può continuare ad ottenere i fondi. Si tratta appunto di un andamento graduale, motivo per cui l'azienda è, come dire, invogliata a continuare a portare avanti il progetto. Ovviamente, ogni volta che viene sbloccato uno step, quindi si raggiunge un obiettivo, l'azienda raccoglie parte dei fondi e quelli non sono più recuperabili dall'utente. Ma c'è anche da dire che in caso, ipotizziamo, vengano fatte una roadmap su 5 punti e l'azienda raggiunga i primi 2 mentre gli altri 3 invece si blocca lo sviluppo, non riescono ad andare avanti, ecco che gli utenti potranno comunque, perderanno sì le prime 2 quote, ma comunque potranno recuperare i tre step, quello che era stato promesso per i 3 step mancanti. Quindi un ammortizzamento, un abbassamento del rischio veramente importante per chi investe in ICO. Un aspetto critico da tenere bene a mente è che tutto il denaro, quindi raccolto, tutte le criptovalute raccolte dal pubblico, non sono sotto il diretto controllo di W12, che, come dire, potrebbe metterci un pochino di malizia, ma sono invece congelati all'interno di uno smart contract sulla rete Ethereum. Quindi c'è la totale trasparenza del funzionamento di questi fondi e c'è appunto l'applicazione distribuita e lo smart contract che garantiscono che i fondi verranno effettivamente sbloccati una volta raggiunto il consenso per lo sblocco e per il raggiungimento degli obiettivi, e saranno invece richiedibili dagli utenti che hanno investito in caso le cose non vadano come si era promesso e atteso durante la presentazione. L'aspetto più delicato è ovviamente la verifica del raggiungimento degli obiettivi, ovvero chi è che decide se effettivamente l'azienda che ha lanciato la ICO ha raggiunto i vari step. Per sbloccare questo compito, per adempiere a questo compito, ci sono 3 modalità che possono essere decise dall'azienda al momento in cui viene avviata la ICO, quindi al momento in cui pubblica la propria proposta sulla piattaforma W12. La prima modalità è quella un pochino più permissiva, ovvero ogni utente che ha acquistato i token W12 e ha investito nel progetto può ritirare la propria partecipazione in autonomia. Questa è la modalità un pochino più libera. La seconda modalità è invece la conferma da parte di 12 oracoli indipendenti. Chi sono gli oracoli? Vengono presentati nel white paper come dei soggetti meritevoli, scelti tra varie aree di competenze, che hanno appunto il compito di monitorare l'andamento del progetto e accertare effettivamente che sono stati raggiunti gli obiettivi secondo le modalità definite. Ad affiancare gli oracoli ci sono 20 giurati, vengono chiamati nel white paper, ovvero 20 persone sorteggiate a caso fra tutti quelli che avevano partecipato al progetto e che dovrebbero appunto garantire che tutto venga svolto secondo i crismi.
La terza possibilità che l'azienda può scegliere come garante del raggiungimento degli obiettivi è il voto, quindi si tratta del 51% dei partecipanti che certifica che effettivamente sono stati raggiunti gli obiettivi. Quindi se la maggior parte delle persone dicono sì, il progetto ha mantenuto le premesse, votando appunto tramite la piattaforma, ecco che lo smart contract viene validato e vengono effettivamente sbloccati i fondi per lo step raggiunto. Quindi fino a qui abbiamo delineato tutti i contorni di un progetto che mira a tutelare moltissimo gli investitori. In realtà però ci sono anche ottime notizie e molti vantaggi per le aziende che decidono effettivamente di utilizzare la piattaforma W12 come sistema di lancio del proprio progetto. Innanzitutto per gli investitori il rischio è più ridotto e quindi sono chiaramente invogliati ad investire somme più elevate, appunto perché possono comunque in qualsiasi momento rientrare del proprio capitale se per caso le cose vanno male. Quindi questa è una buona notizia anche per le aziende. C'è poi il fatto che il solo fatto di essere all'interno del sistema W12, quindi un sistema molto gestito che appunto si fa paladino di difendere gli investitori contro le ICO truffaldine, è un buonissimo ritorno d'immagine. Quindi chi va qui sopra e investe sa che in linea di massima, per una serie di paletti appunto, di conferme e di raggiungimento degli obiettivi, non dovrebbero essere presenti truffe. La terza è che appunto la presenza sulla piattaforma migliora la visibilità del progetto presso il grande pubblico e quindi ha la potenzialità di raccogliere ancora più investitori e quindi ancora più denaro. C'è poi tutto il discorso legato alla preparazione dello smart contract, che non è necessario perché appunto viene demandato alla piattaforma W12, quindi le aziende snelliscono moltissimo il processo di raccolta fondi, anche perché in questo modo, questo è un altro vantaggio, non c'è la necessità di raccogliere il Know Your Customer, quindi presentare il documento per ogni ICO. Infatti una volta che si è presentati e autenticati sulla piattaforma, si è liberi di partecipare a tutte le ICO presenti appunto sulla piattaforma. Quindi questo è un vantaggio che di nuovo dovrebbe aumentare la semplicità, ridurre la barriera e le complessità che sono richieste per investire, quindi invogliare tutti quanti appunto ad investire. Tutta questa semplificazione altro non fa che ridurre i tempi e quindi moltissimo anche i costi per le ICO che si lanciano e che si stanno appunto immettendo sul mercato, che è ovviamente un elemento di costo importante per chi sta cercando appunto di avviare il proprio business. Quindi meno tempi più ridotti, costi più bassi, una serie di semplificazioni, di agevolazioni, visibilità illimitata, buon ritorno d'immagine. Ci sono moltissimi motivi concreti per i quali ritengo che personalmente le ICO potrebbero valutare con interesse questo modello. Tutti questi vantaggi non introducono delle limitazioni troppo forti. In particolare sul white paper si legge che le ICO, quindi le aziende che lanciano le proprie ICO sulla piattaforma W12, rimangono libere ad esempio di partizionare il numero di token che vengono emessi, quindi possono decidere ad esempio di metterne un 10, 20, 30% sulla piattaforma W12 e rilasciare il resto tramite la modalità normale. Questo potrebbe essere molto interessante perché ad esempio per i progetti che stanno iniziando a valutare la piattaforma in questo momento in cui ancora non è perfettamente consolidata, potrebbe scegliere questo approccio partizionato e quindi ibrido per mantenere maggior controllo sulla parte che decidono di gestire al di fuori della piattaforma, ma dare anche comunque visibilità al proprio progetto e molte garanzie proponendola tramite la piattaforma W12 agli investitori. Un altro aspetto interessante è appunto il fatto di poter decidere fra tre diverse metodologie di validazione degli obiettivi a seconda di quelle che ritengono che l'azienda ritiene più valide e più adatta al proprio modo di condurre il business. C'è poi il discorso che vengono ancora concesse tutte le varie modalità di proposizione di incentivi, quindi è possibile comunque fare le fasi di pre-sale, di sale al grande pubblico, con tutti i vari bonus e sconti che ci stanno dietro. Quindi neanche in questo la piattaforma introduce delle limitazioni.
Un altro aspetto molto interessante, secondo me, è la possibilità di convertire in uno stable coin tutti i fondi raccolti. Che cosa significa? Che le aziende che dovessero temere un brusco calo del valore delle criptovalute, come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eccetera, possono decidere di convertire quanto raccolto automaticamente in uno stable coin come ad esempio Tether. Quindi ecco che il valore di quanto raccolto sarebbe conservato nel tempo. Ho citato Tether, ma in realtà il white paper parla genericamente di stable coin, quindi non ci sono dei vincoli forti in questa scelta. Questo ovviamente ridurrebbe la volatilità della moneta e permetterebbe appunto di conservare il valore di quanto raccolto. In alternativa, un progetto che si lanciasse come ICO potrà decidere ovviamente di conservare il proprio valore sotto forma di token proprietari W12. Qual è il grandissimo vantaggio di adottare questa scelta? È che non ci sono commissioni, quindi un'azienda che decida di conservare il 100% del proprio valore sotto forma di token W12 non pagherà nulla di commissioni, e questo potrebbe essere un incentivo molto buono sia per appunto spingere la piattaforma, soprattutto magari sui progetti che non sono in grado di affrontare spese molto sostenute, ma anche per valorizzare il token W12. Fino ad ora abbiamo parlato di progetti ICO di criptovaluta, ma la piattaforma è già pronta ad affrontare anche l'economia reale, quindi i suoi autori comunicano che poi è già pronta anche a digitalizzare asset del mondo reale, e quindi è anche adatta per la raccolta di fondi nel mercato finanziario e appunto tutto quello che ha un impatto diretto sull'economia reale. Nel valutare le ICO come queste è sempre molto importante chiedersi quale sia la reale utilità del token, quindi che valore ha il token in tutto questo giro, a che cosa serve. Innanzitutto si tratta di un utility token, quindi non è un'azione, non è un investimento, non permette di accedere a nessuna quota dell'azienda vera e propria. Un utility token che serve appunto per pagare le spese sul servizio, quindi le varie spese del servizio W12. Ad esempio, tra gli esempi c'è appunto l'accesso al listing, quindi la possibilità di aggiungere la propria ICO alla piattaforma deve essere pagata appunto nel token W12. C'è poi la possibilità di acquistare servizi aggiuntivi, come ad esempio della visibilità, un posizionamento particolarmente favorevole all'interno delle varie listate e magari l'esposizione anche nella home page. Dall'altra parte il pubblico potrà appunto utilizzare il token per investire nelle ICO, e appunto, come abbiamo detto, il quarto punto di utilità è quello di conservare quanto raccolto nella criptovaluta W12 nativa, appunto per azzerare le commissioni richieste dalla piattaforma. Dicevo inizialmente che l'MVP, quindi il Minimum Viable Product, è già pronto e funzionante, che è un ottimo aspetto di concretezza per le ICO. In particolare il contatto di W12 mi ha informato che la parte che riguarda la gestione della blockchain proprietaria è già stata implementata ed è funzionante, tanto quanto il marketplace, quindi la parte che consente appunto di scorrere le ICO e di decidere dove investire. Invece stanno ancora lavorando alla parte di smart contract, che sono completi ma sono attualmente in una fase di auditing, quindi significa che li stanno esaminando e valutando tramite anche un'azienda esterna per confermare che sono programmati correttamente, sono sicuri e funzionano correttamente. Quindi un altro segnale importante, perché sappiamo bene che se gli smart contract non sono programmati e contengono dei bug, potrebbero generare dei problemi a tutto il funzionamento degli scambi. Quindi questo auditing dovrebbe scongiurare appunto questo rischio. Nelle informazioni che ho trovato si dice che invece l'interfaccia web è ancora in fase di lavorazione. In realtà sul sito io ho acceduto ed è già possibile registrarsi, cominciare a scorrere e guardare i vari progetti, quindi probabilmente significa che il grosso è fatto ma rimane ancora qualcosina sul quale lavorare. Quindi un MVP sicuramente sostanzioso, che mostra già buone basi di partenza. Da qui in poi che cosa succederà? Hanno già anticipato la volontà di espandersi anche sul cross-chain, quindi in questo momento W12 lavora su blockchain Ethereum, gli smart contract sono quelli di Ethereum, però in un secondo momento si passerà anche a supportare delle ICO che dovessero essere lanciate su EOS oppure Cardano.
In questo momento non si è ancora parlato della piattaforma NIO, che è indubbiamente una delle più forti per quanto riguarda gli ICO, però mi aspetto che comunque, una volta che hanno sbloccato EOS e Cardano nei mesi a venire, introducano anche il supporto a NIO. Questa però è una mia supposizione, non ho trovato concretezza nel white paper. Un altro progetto che lanceranno in coda a tutto il resto è l'exchange proprietario decentralizzato. Che cos'è? Semplicemente un exchange tramite il quale tutte le ICO che appunto verranno proposte tramite la piattaforma W12 potranno essere scambiate senza costi di ingresso, e questo chiaramente è una grossa differenza rispetto ad esempio un progetto come Binance, che richiede invece molte centinaia di migliaia di euro per l'ingresso. Dicevo in apertura che il team di questo progetto è fortissimo, e confermo che è davvero così. Innanzitutto ho fatto un pochino di indagine, l'azienda si chiama W12 Pte Ltd, quindi è una azienda effettivamente registrata a Singapore. La vera forza, secondo me, di questo team è nei singoli componenti che lo compongono. In particolare sul sito sono citate 13 persone suddivise tra ruoli manageriali e operativi, quindi ci sono sia dei manager sia dei programmatori, tecnici, esperti di marketing e quant'altro. Quindi il team non è enorme, ma comunque è nella norma, comunque un buon numero di persone impiegate. Il primo cofondatore che viene presentato si chiama appunto Oleg Shapati, spero di dirlo correttamente. Guardando il suo profilo di LinkedIn, si presenta come un laureato a Mosca e attualmente residente in California. Ed è appunto, anche su LinkedIn, si qualifica come il cofondatore del progetto W12. E questo è un ottimo segno, perché ci conferma appunto che anche su LinkedIn il suo focus è effettivamente quello. Quindi non sta facendo altro, ma sta facendo appunto il progetto W12. Questo è sicuramente un indicatore molto importante. Per quanto riguarda il resto del curriculum, pare avere una buona esperienza nel campo degli affari, anche abbastanza variegata per quanto riguarda il tipo di esperienze precedenti. Il CEO, quindi il numero uno del progetto, invece ha un cognome russo che non provo neanche a pronunciare. L'ho comunque ricercato su LinkedIn e anche lui si presenta effettivamente come CEO e founder del progetto W12, quindi di nuovo garanzia di impegno. Detiene una laurea in economia e una laurea in fisica, quindi due lauree sicuramente in ambiti interessanti per questo tipo di operazioni, appunto rilasciate dall'Università di Mosca. Questo qui è un aspetto che non ho avuto modo di confermare, però gli voglio dare fiducia, anche perché ha altre esperienze imprenditoriali degne di nota, anche se si tratta comunque di aziende che non abbiamo modo di verificare quanto successo concretamente abbiano fatto. Però comunque non è uno sprovveduto o qualcuno che ha la prima esperienza. Il CTO, quindi il responsabile tecnico, si chiama Michael Korniv ed è un CTO del progetto W12 anche su LinkedIn, quindi di nuovo è committato, come si suol dire, è focalizzato proprio su questo progetto. Ha una laurea in campo tecnologico e, fatemi dire, un curriculum di esperienze precedenti lunghe un braccio, ha moltissime esperienze in varie aziende di una certa rilevanza. Non ho approfondito le altre persone che fanno parte del team, perché per quanto mi riguarda mi sono fermato qui. Per quanto mi riguarda è sufficiente la conferma di questi tre manager con le esperienze e le competenze che hanno presentato su LinkedIn a farmi dire che si tratta di un buon team. Ci sono poi degli advisor, fatemi dire ragazzi, della Madonna, ovvero in particolare ci sono un vicepresidente e uno degli alti papaveri di Ericsson, quindi il colosso svedese della telefonia. Queste due persone erano precedentemente al top del vertice della gestione di Ericsson e sono attualmente, ricoprono il ruolo di advisor per il progetto W12, quindi un'ottima garanzia. Il terzo invece è un vicepresidente di Goldman Sachs, quindi il colosso internazionale della finanza. Quindi un ex vicepresidente di Goldman Sachs fa da advisor per questo progetto. In realtà nessuno dei tre advisor dice pubblicamente su LinkedIn di essere collegato al progetto W12, quindi ho contattato direttamente l'ex vicepresidente di Goldman Sachs per chiedergli se faceva parte se conosceva effettivamente, mi confermava di essere coinvolto nel progetto W12, e mi ha confermato che è proprio così. Per quanto riguarda i premi e riconoscimenti, citiamo che hanno raggiunto il primo posto al World Blockchain Forum di New York, quindi una manifestazione tenutasi a New York, si sono classificati primi. Sono poi arrivati
stati fra i finalisti della manifestazione ICO Race tenutasi in Svizzera, in una manifestazione alla quale erano in lista 140 aziende. Non hanno vinto, ma sono comunque arrivati fra i finalisti. Venendo all'aspetto un pochino più community, il canale Telegram ha superato i 10.000 iscritti, quindi c'è un buon livello di consapevolezza nella community degli investitori di criptovalute per quanto riguarda questo progetto, e ci sono altre 8.000 persone che chattano e mandano 1.000 messaggi all'interno dell'altro canale dedicato appunto alla chat libera fra gli utenti, canale ufficiale appunto W12. Su Twitter ci sono 7.000 follower per quanto riguarda il profilo ufficiale, mentre il gruppo Facebook è seguito da 10.000 persone. Niente male per quanto riguarda quindi l'awareness, la consapevolezza presso gli investitori. Non ho trovato un gruppo Reddit, anche se mi immagino che verrà realizzato a breve, e invece c'è un buon blog su Medium che viene costantemente aggiornato a raffica con i post che spesso annunciano i nuovi progetti di ICO che vengono appunto lanciati sulla piattaforma W12. Per quanto riguarda il codice sorgente, è tutto su GitHub. Per tutti coloro che contribuiranno alla fase di ICO di W12 è previsto un regalo, ovvero un account premium. Che cosa significa l'account premium? È quello che dà la possibilità di accedere ed investire alle ICO in modo privilegiato. In questo momento verrà omaggiato della durata di 2 anni, in seguito potrà essere acquistato a pagamento. Un altro aspetto molto importante degli account premium è che il 50% delle commissioni raccolte dalla piattaforma verrà poi ridistribuito fra tutti i detentori di un account premium. Quindi c'è anche la possibilità di ottenere una sorta di dividendo, usiamo le virgolette perché non è proprio così, sui profitti che l'azienda porterà avanti nel corso delle proprie operazioni. Se siete ancora in tempo, quindi siete entro la scadenza del 31 luglio e vi registrate seguendo il link che trovate qua sotto nei commenti, otterrete inoltre un altro sconto del 3% su quanto investirete. Si tratta di un link tracciante per il quale io otterrò una commissione, quindi grazie in anticipo se lo seguirete, però d'altro canto vi permetterà appunto di ottenere anche questo sconto del 3% senza alcuna spesa aggiuntiva da parte vostra. Tutti gli utenti che si registreranno potranno ottenere un link tracciante simile al mio che poi potranno divulgare nei propri blog e su YouTube. È previsto anche un micro schema piramidale che io non apprezzo moltissimo, però è veramente profondo, un solo scalino, perché i secondi livelli di registrazione garantiranno al primo livello una percentuale su quanto investito. Bene, siamo giunti alla conclusione del video. Cosa dire per tirare le somme? W12, secondo me, un progetto molto molto interessante. Questo, ripeto, non è un consiglio di investimento, però secondo me fra il mare di ICO e dei progetti cripto che si trovano in giro, questo è molto promettente, sia perché il problema è molto reale, la soluzione è interessante, hanno già un MVP in larga parte funzionante, quindi un prodotto già sul mercato, non è qualcosa che arriverà fra anni oppure chissà quando è solo stato promesso. Il modello di sblocco dei valori per tutti i progetti che decideranno di utilizzare W12, secondo me, è molto sensato e ben pensato, quindi secondo me un buon progetto dal quale appunto potremo guadagnare, anche perché in caso dovesse effettivamente prendere piede e dovesse esserci molta richiesta del token W12 per svolgere tutte le operazioni che abbiamo detto, il valore del token si alzerà e quindi ovviamente noi da, diciamo, investitori potremmo venderli per ottenere un guadagno diretto. D'altro canto, le prospettive di crescita per questo tipo di business sono veramente importanti. Nel white paper si parla infatti di una previsione di incasso di 14 miliardi di dollari per il 2019, quindi una cifra importante, che raddoppierà passando addirittura a 28 miliardi di dollari nel 2020, per poi esplodere a 56 miliardi di dollari nel 2021. Se il team di W12 dovesse riuscire effettivamente a raggiungere queste cifre o quantomeno ad avvicinarsi, sarebbe veramente un'esplosione di valore, e chi ha deciso di puntare su questo cavallo in questa fase otterrebbe veramente dei guadagni importanti. Da Zane di Turbola.it è tutto. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie
in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti, che trovi sempre qui sotto, e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!